Come state voi tifosi dell'Inter? Va bene. Oggi andiamo a quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo di questa telenovela che seguiamo da mesi. Sembra che il martello sia stato battuto e la vendita andrà a buon fine. Ma prima di iscrivervi al canale e lasciare il vostro mi piace, vediamo le novità. Il difensore centrale Milan Skriniar dell'Inter ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club e ha invece firmato un accordo con il club francese Paris Saint-Germain, secondo Gianluca Di Marzio. L'interista slovacco sta per ufficializzare il suo passaggio alla Ligue 1, dopo aver optato contro la firma di un'estensione del suo contratto con l'Inter che scade a giugno. Anche se l'Inter sperava che l'ex difensore della Sampdoria potesse cambiare idea, la porta è ora chiusa dalla decisione di Skriniar di firmare con il PSG. Tuttavia, il difensore potrebbe rimanere all'Inter fino alla fine della stagione, poiché i due club non sono riusciti a raggiungere un accordo per un trasferimento questo mese, indipendentemente dalla capacità del PSG di convincere i nerazzurri a vendere. Prima della fine della finestra di trasferimento di gennaio la prossima settimana, Skriniar non sarà più allo stadio Giuseppe Meazza la prossima stagione e completerà il suo trasferimento in Francia,